È appena giunta la notizia della morte di Gianroberto Casaleggio e qui vedete già un po' di mobilitazione davanti a Montecitorio con video operatori. Ci sono anche personaggi, ci sembra il ministro Lupi. Vabbè, comunque, sono le ore, circa le ore 13 e quindi si è diffusa la notizia della morte a 61 anni di Gianroberto Casaleggio, che aveva avuto già un paio d'anni fa, se non erro, un ictus o qualcosa del genere, un problema serio, e già insomma si era presentato sul palco, sui vari comizi, in condizioni non buone, insomma è morto, quindi proprio diciamo sempre improvvisamente, comunque questa mattina, anche se la sua malattia era seria. E Gianroberto Casaleggio è stato il primo a credere nella forza del web, il primo a credere nella forza del web in funzione anche politica, non soltanto diciamo commerciale o sociale, e quindi si è lanciato anni fa a capofitto nel progetto del Movimento 5 Stelle, cofondatore insieme a Grillo di questo partito, che ha raggiunto il 25% circa nelle ultime elezioni del 2013 nelle politiche. Cosa accadrà adesso? Cosa può succedere? Ripercussioni? Certo, il movimento perde una delle sue teste principali, una delle sue, forse la principale, almeno in passato è stata la principale, quella che ha ideato il tutto, che da dietro ha mosso il tutto, soprattutto a livello di divulgazione tramite la rete, non solo, è colui che ha creato l'organizzazione, l'ha saputa far crescere da zero fino a raggiungere il potenziale politico e commerciale anche, che tutti conosciamo. E quindi è una notizia che se ne parlerà per diversi giorni. Siamo in attesa di sapere i funerali, quando ci saranno e dove. Questo è quanto, quindi siamo qui a Montecitorio, sono circa le ore 13. Gianroberto Casaleggio ci lascia a 61 anni, cofondatore del Movimento 5 Stelle.